News da mybestlife.com. C'è un legame tra infezioni in bocca ed aneurismi dell'aorta addominale. Ricercatori francesi hanno trovato un forte legame tra le parodontiti, infiammazioni dei tessuti che sostengono i denti, e lo sviluppo di aneurismi dell'aorta addominale. Gli studiosi fanno parte dell'unité mixte INSERM 698 diretta dal dottor Jean-Baptiste Michel. Hémostase, bioingénierie, immunopathologie et remodelage cardiovasculaire. Hôpital Bichat Université Paris Diderot, in collaborazione con alcuni chirurghi vascolari della PHP, Bichat e Georges Pompidou, e di équipe di parodontologia Hôpital Rothschild à PHP et Rennes. L'aterosclerosi, con le relative complicazioni cliniche, come l'ictus cerebrale o l'infarto del miocardio, rappresentano la prima causa di mortalità nei paesi industrializzati. Gli aneurismi dell'aorta addominale rappresentano una manifestazione clinica particolare dell'aterotrombosi a livello dell'aorta. Colpiscono il 9% della popolazione adulta e sono responsabili dell'1-2% dei decessi tra gli uomini di età superiore ai 65 anni. Gli aneurismi dell'aorta addominale si caratterizzano per la formazione di un trombo, grumo di sangue, nel lume dell'aorta che contribuisce alla degradazione della parete ed eventualmente alla sua rottura, portando alla morte. In questo caso si parla anche di rottura di aneurisma. Questo trombo non blocca l'aorta, ma è una fonte di enzimi che digeriscono la parete del vaso sanguigno e funziona come punto d'aggancio per i batteri che circolano. Nel corso degli ultimi anni la ricerca ha mostrato che un trattamento con un antibiotico, la doxiciclina, riduceva la crescita degli aneurismi dell'aorta addominale. Studi recenti hanno anche permesso di identificare batteri parodontali nei campioni aterosclerotici prelevati da pazienti giapponesi. Tuttavia, fino ad ora non era stata trovata nessuna evidenza di un rapporto causa-effetto sugli animali. Ora i ricercatori dell'INSERM e della PHP, coordinati da Olivier Meilhac, hanno mostrato che i batteri responsabili delle patologie delle gengive, come il Porphyromonas gingivalis, si trovano in campioni di aneurisma aortici umani. Olivier Meilhac e il suo gruppo hanno quindi cercato di capire i meccanismi che avevano portato a questa presenza. Lavorando sui topi, i ricercatori hanno scoperto che i topi a cui era stato iniettato il Porphyromonas gingivalis presentavano aneurismi di maggiore dimensione rispetto agli altri e che vi era un'assenza di cicatrizzazione, come nell'uomo. La mancata cicatrizzazione del trombo può essere spiegata da un costante reclutamento di cellule immunitarie chiamate neutrofili, incaricate di difendere l'organismo, la cui attivazione porta alla liberazione di elastasi che digerisce la parete dell'aorta. Tuttavia, negli umani, la presenza di questi neutrofili sulla parete luminale del trombo può essere spiegata solo postulando la presenza di un agente che li attrae. Per i ricercatori questo reclutamento potrebbe essere effettuato da ricorrenti leggere infezioni in bocca. Secondo gli autori, nel tempo questi risultati potrebbero permettere di rallentare o anche fermare la progressione dell'aneurisma aortico-addominale, trattando la patologia parodontale o seguendo un'adeguata terapia antibiotica. In futuro, il gruppo di Olivier Meilhac intende verificare la possibile applicazione di questi risultati ad altre manifestazioni cliniche di aterotrombosi, come le patologie che interessano la carotide o le coronarie. Per saperne di più, www.mybestlife.com.